Ma cosa stai dicendo? Divento papà. Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi esce il video giornaliero. Ho sul cappellino perché sono uscito dalla doccia e sto facendo asciugare i capelli. Siccome odio asciugarli col phon perché si gonfiano, metto il cappellino con l'etichetta fuori. Ok, ci siamo. Allora, lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag nuovo iscritto se vi state per iscrivere e quindi siete nuovi iscritti, che metto il cuoricino a tutti, mi raccomando, non fate i furbetti, cioè commentate solo se siete nuovi iscritti per davvero. E weekend. Allora, oggi, come vedete, sono a casuccia da solo, solo soletto, perché stasera arriverà a casa mia, indovinate chi? Matteo, che ormai vive qui, si fa per dire, mica qualcuno pensa male, diciamo, si trasferisce, si è trasferito davvero, no, si fa per dire perché è sempre qua ormai. E io domani devo partire, devo andare a casa dei miei per passare le vacanze di Natale dei miei. E quindi ho deciso di fare uno scherzo a Matteo prima di partire, anche perché stanno per finire video giornalieri e quindi volevo pubblicare dei video con degli scherzi. Beh, allora ragazzi, io qua ho un test di gravidanza. Adesso vi farò vedere. Ho un test di gravidanza vuoto. Ok, devo trovare il modo per falsificarlo, anche se non penso che Matteo se ne intenda tanto di test di gravidanza, però non si sa mai. Voglio fargli uno scherzo dicendo che diventerò papà. E voglio farglielo anche in modo abbastanza scherzoso. Tipo, gli dirò una frase, gli dirò questa frase, proprio per iniziare lo scherzo. Babbo Natale ha deciso di farmi un regalo quest'anno. Ebbene sì, diventerò padre. Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Quindi, adesso io preparerò il tutto, cercherò di falsificare questo test di gravidanza e ci tengo sempre a precisare per i moralisti che magari mi vengano a commentare: non si scherza su queste cose, eh? Dovete farvi una risata, cioè spero di farvi fare una risata, perché questo è un semplice scherzo e so che avere un bambino è una cosa bellissima, è un dono. E niente, io voglio fare semplicemente uno scherzo. Sul mio canale non me la sento di fare il genitore o la persona che vi dica questo è giusto, questo è sbagliato, eccetera eccetera. Io semplicemente voglio farvi divertire e penso che questo sia uno scherzo divertente, perché dire a un proprio amico che si diventi papà, secondo me è divertente. Ok, quindi io ora aspetterò, come vi ho detto, e niente, tra qualche ora che arriverà Matteo, inizieremo lo scherzo, speriamo vada bene, perché ho una fottuta paura che mi becchi, mi sgami, quindi niente, bah, dimenticavo, mi raccomando, in descrizione e nel primo commento che fisso in alto ci sono, c'è il link del mio merchandising con tutte le felpe, anche le felpe nuove. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, giuseppe_barbuto. Ok raga, allora mi sono cambiato, sto per andare a prendere Matteo e ho avuto un'idea della madonna. Allora, ho pensato che se io lo portassi a casa e gli facessi il prank qua a casa con la telecamera nascosta, lui sospetterebbe qualcosa. Quindi adesso che lo andrò a prendere in macchina, gli darò la telecamera in mano e gli dirò sto registrando la reazione di questa bellissima notizia di tutti i miei amici più stretti. Quindi lui penserà, cioè spero che questa idea funzioni, penserà appunto che sia una cosa vera. Quindi boh, speriamo in bene, adesso lo vado a prendere, ci vediamo. Lontano da qua. Benvenuti in questo nuovo video, accendiamo la luce. Location esclusive oggi. Spegniamo la musica, sennò ci danno copyright. Allora, ti stai chiedendo perché stai facendo un vlog in macchina? Esatto, no, perché di solito facciamo tutti i video in casa, questa volta in oggi macchina. Oggi perché? In macchina, location speciale. Allora, c'è una cosa sul cruscotto, vai, pigliala. Ma cos'è? Cos'è sta cosa, Giuseppe? Cos'è? Giuseppe, cos'è sta cosa? Cos'è? Un test di gravidanza. E perché non è la tua macchina? Perché è la mia macchina, secondo te? Non lo so. Cioè, sarà... Ma... È tuo? Scusate che mi ero fermato col verde. No, è di mio cugino. È di tuo cugino? No, coglione di merda, è mio. Babbo Natale quest'anno mi ha portato un regalino. Divento papà, zio. Ma cosa stai dicendo? Divento papà. Ma non può essere. Divento papà. Ma con chi? Con chi non si sa, però. Non hai mai avuto una ragazza tu? Non ho mai avuto una ragazza, vabbè, oh. No, Giuseppe, con chi? Non si può dire con chi. Sì, ho capito, però allora tu mi fai venire in macchina, iniziamo sì. Il video. Io penso sia un video come il solito. Sto registrando la reazione a questa bellissima notizia, perché per me è una bellissima notizia, con tutti i miei amici stretti, e tu sei il primo a saperlo.
diventerò papà. Babbo Natale quest'anno mi ha voluto fare questo regalo. È uno scherzo. Non è uno scherzo, zio, perché mi hai preso. Allora, se fosse stato uno scherzo, ti avrei invitato a casa, avrei aspettato che andassimo a casa, visto che stiamo andando a casa. Avrei nascosto la telecamera e ti avrei fatto il prank. Se non ti avrei dato la telecamera in mano. Ti ho dato la telecamera in mano perché sto registrando la reazione dei miei amici più stretti, fra, sto diventando papà. Cosa ridi, zio? Non ci posso credere. Sembra una cosa così strana, zio. Io me lo vedo già. Non mi sembra strana. Allora, io me lo vedo già. Un mini Giuse che va in giro, che scorrazza per casa. Un mini Giuse. Cioè, divento papà, zio. Io mi sento pronto. Io sento che tutto questo è uno scherzo. Ma non è uno scherzo. Non ti avrei dato la telecamera in mano, zio. Ti avrei nascosto. Se ti do la telecamera in mano, allora, cioè. Perché mi hai preso per un dilettante? Io gli scherzi li faccio sempre. Io ti giuro. Ma che c***o è nato? Ti direi, ma... Vabbè, in tutto questo tu non mi dici chi è la ragazza? No. No, però non lo voglio dire, cioè non... È un video, però non voglio dire chi è, scusa. E lei cosa ne pensa? Il problema è questo, che lei non lo vuole tenere. Dice che secondo lei non siamo pronti. Soprattutto io. Dice, no, Giuse, non puoi avere un bambino tu. Sei escluso, cioè, non sei pronto. Sì, ma ti dico la verità, non sono pronto neanch'io. E tu te ne esci da un giorno all'altro. Tu non sei pronto, cosa te ne frega, te bambina mia. Sì, ma non è normale che te ne esci con una notizia del genere da un giorno all'altro. E da un giorno all'altro, non è che lo scopri dopo una vita. Cioè, lei ha fatto il test di gravidanza, aveva un ritardo. E io l'ho saputo oggi, cioè non è che l'ho saputo, cioè non è che ci vuole, cioè non è che il test di gravidanza ti dice sei un bambino, ci mette un mese per dirtelo, fa la prova e io ho avuto un bambino, cioè ho avuto, sto per avere un bambino, sto diventando... Non smetti di ridere, zio, è una cosa seria, zio, una notizia bellissima. Dai. Questo 2018 non poteva concludersi in miglior modo. Quindi tu? Quindi io diventerò papà. No, io voglio diventare papà, il problema è che lei non vuole, dice che non siamo pronti, ha paura di dirlo ai genitori. Poi logicamente non conviviamo, quindi dice come faremo. Io ho detto vabbè, come conviveremo, cioè prenderemo una casa insieme. Cioè mi sono fatto tutti già i progetti, ho capito. Lei no, lei non vuole. No. Cosa ne pensi? Tu dici di no? Forse è meglio che non penso, ma come ti... Non c'è. Anche tu dici che non... Anche tu pensi che non sono pronto ad avere un bambino. Ma Giuse, ma com'è possibile? Da un giorno all'altro. Allora io salgo in macchina, tu mi dai la telecamera in mano. Sto per diventare papà, mi fai tenere in mano un test di gravidanza. Non mi dici la ragazza. Cosa vuol dire sta cosa? Oh zio, questo ci sta venendo addosso. No, ancora devo avere il bambino, già aveva perso il papà. A parte gli scherzi. Zio, sto diventando Babbo Natale, quest'anno mi ha fatto questo regalo. Non l'ho chiesto, è arrivato. È stata una sorpresa. Io sono caduto dalle nuvole, No, non sei caduto tu dalle nuvole, sono caduto io. Anche, può essere, anche tu, però sono caduto dalle nuvole, zio. Cioè, è una cosa bellissima, cioè, è un regalo bellissimo. Il 2018 non si poteva concludere in miglior modo, cioè. Ma non potevi... Io lo vedo già, cioè, capito? Lo vedo già, capito? A calcio, scrivo a calcio, faccio, lo accompagno a giocare a calcio. Tu? Cioè, sono contentissimo, io. Tu? Io? Ma smettila. Dai, Giuse, si capisce che è uno scherzo. Non è uno scherzo. Ah, adesso serio, serio, non è uno scherzo. Mi credi o no? Per favore, credi. Per favore, cioè io ti sto dicendo una cosa. Cioè non è che ogni cosa che dico ogni volta è per forza uno scherzo. Io cosa dovrei dirti? Non lo so, io volevo registrare la tua reazione. Non so se fossi contento per me. Cioè, secondo te non sono pronto. Non mi sembra il momento di avere un figlio. Mini Giuse. No. Poi non so se a te piace, se a te... Però... Cioè, potevi dirmi guarda che c'è stato qualcosa con una ragazza e... No, io non lo sapevo. Ah, no? Cioè, c'è stato, però capito, non era previsto, quindi io non sapevo. Cioè, nel senso, sai, mi ha detto c'è un ritardo. Non è che ogni volta che una ragazza dice c'è un ritardo, per forza è incinta. Quindi io... ero tranquillo, poi ho detto, poi se arriva sono contento. Cioè, non so cosa dirti, cioè è bello perché comunque se a te piace è una bella notizia, però come lo chiamiamo? No, lo chiamate, non lo chiamiamo. Cioè, io cosa sono? Sei mio amico, quindi devi consigliarmi. Secondo te è difficile mantenere un bambino? No! Poi fai fare i vlog al bambino. Facciamo i vlog insieme.
aspetto, cioè non aspetto io, aspetta la ragazza, aspetta il bambino. Però lo aspetto anch'io, perché è mio. Fra, la smetti di ridere. Vabbè, ma so già che è uno scherzo, dai. Non è uno scherzo, non è uno scherzo. Va bene, cioè, fammela conoscere questa ragazza. Cosa ti interessa? Ho capito, tu hai un bambino, un giorno. No, non è ancora detto, non è ancora detto, perché io mi sto prendendo bene, ma lei non vuole. E cosa fai? Se lei non vuole? No, non può, non può. Non può privarmi di questa cosa, cioè non è, non può, è come, non può, non può. Cioè, ormai è, cioè deve nascere. Io lo voglio. Ti giuro, mi viene da ridere perché non ci credo. Non ci credo. Poi pure col test di gravidanza me lo dici, non è che dici. Come te lo devo dire? Io so che magari tu non ci credi, ti ho portato il test di gravidanza. Sì, ma non così davanti. E come dietro? Cioè, mi hai fatto prendere proprio malissimo. Cosa, cioè, uno che ti dà in mano un test di gravidanza dice sono incinta, come se ti dessi in mano un coltello col sangue e ti ho ammazzato una persona. No, no, non è la stessa cosa. Cioè, l'impatto è quello. L'impatto. Eh sì, l'impatto è quello. Cioè, una cosa che comunque ti lascia un attimo. Cioè, ci sono rimasto. Ti devo dire un'altra cosa. Vabbè, ma non prendertela. Cioè, per un'altra per cosa, una cosa, cioè, allora, te lo devo dire. Io ti ho solo detto la mia opinione. Te la devo dire, ti devo dire un'altra cosa. Guarda, mi vedi? Vedi la mia faccia? Devo ridere, eh? Non ridere, eh? Dai, Giuse, smetti da questa storia. Secondo te sto perdendo colpi? No. No. No, no. Secondo no. me sì, perché, oh, ti giuro, ho detto, mo' li faccio sto scherzo, viene, sicuro. Ma chi? Non ci hai creduto. Che cosa? È uno scherzo, zio. È uno scherzo. E scusa, e questo? È truccato. È truccato, zio. Ma sei serio? Zio, devi guardarlo bene. No, aspetta. Guardalo bene. Ti sembra. Dai, ma non c'è niente. Non c'è niente. Non avevo guardato. Ti giuro. Ma vai a cagare, Giuseppe. Vai a cagare, va. Madonna, mi sono imparanoiato per niente. Ero imparanoio, ho detto. Allora ci avevi creduto. Sì, allora ho detto, non ho perso il colpo, sono ancora capace a fare il prank. Io ho detto, non è che adesso questo mi diventa padre, lascia YouTube, lascia tutto. Che lascia YouTube, che lascia YouTube. Non è che, cioè, io spero. Vabbè, sei più adulto, sei un figlio, magari non pensi più a YouTube. Magari i primi tempi, poi logicamente dopo che ci sono le prime responsabilità. Ma vabbè, ma non pensiamoci, non devo avere figli. Non devo avere figli, sono ancora giovanissimo. Sei un cretino. Però io me lo vedevo, è un mini giusto. Io no, ti immagino in giro per casa che si mette a correre. E da ragazzi, non ho capito se questo prank è venuto o no. Quindi no, è venuto, mia, ci sono rimasto. Inizialmente ho detto ma non è possibile. Poi mi dici che è un prank. Pure con questo. Che non ha niente. Non ha niente, me ne sono accorto dopo. Ma tu non sei normale. Tu non sei normale. Sì, perché comunque tu hai preso il test. Non è che sei stata a guardare. Hai detto di gravidanza. Non è che, cioè, di primo impatto non è che dici vado a guardare. Ci rimani. Cioè, ci rimani. Bella raga, quindi io vi dico, lasciate un bel mi piace per questo scherzo. Spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Sì. Io vi saluto. Matteo anche. Ciao, un saluto. Direttamente dalla Giuse Car. Raga, pubblicate tutti gli screen che volete su Instagram, ovunque, nelle storie, con la faccia di Teo. Sei spaventato. E poi ce lo faccio. Adesso vi salutiamo perché qua c'è una strada un po' traballante. Ci sentiamo. Ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Iscrivetevi. Ciao. Ciao. Ciao.